dopo la malattia è più attaccato alla vita o meno? Credo che negli ultimi 2 mesi a me è successa una cosa strana con il cancro, è una cosa orribile, che per 2 anni, 1 anno e mezzo, no, 2 anni, non ho, ho perso la paura di morire, che avere paura di morire è una cosa sana, e fare 2 anni senza aver paura di morire è tosta. Io adesso sto, che poi semplicemente significa dare valore alla vita, perché se non hai più paura di morire vuol dire che per te la vita, la tua vita non ha molto valore. Ha smesso di pensarlo? Ho smesso di pensarlo, sì. Lei ha detto per un periodo ho avuto paura di impazzire. È una paura che ancora l'accompagna o è superata? L'ho superata perché poi alla fine sono impazzito davvero, quindi ci sono passati in mezzo. Adesso come sta? Meglio. Sua nonna Luciana leggeva i tarocchi. Cosa ha previsto l'ultima volta che gliel'ha fatti? Non lo diciamo. Le piacerebbe conoscere il suo futuro? Sì. Ha fatto tutti i conti con la rabbia o qualcosa è rimasto da qualche parte? Qualcosa rimane sempre. I residui, i rifiuti tossici rimangono sempre. Bisogna smaltirli piano piano. A chi deve ancora delle scuse e a chi deve ancora un vai a quel paese? Vai a quel paese, ci avrei una lista. Vabbè, ne scelga uno più. Quelli a cui non l'ha detto, eh. Ah, a cui non l'ho detto, non l'ho detto. A chi deve ancora delle scuse e a chi deve ancora un vai a quel paese. Cioè, mi sta chiedendo di mandare a cagare qualcuno pubblicamente. Ma sì, sì. Così, che non ho ancora mandato a cagare pubblicamente. Per farsi ancora più amici. Cagli, questa è bella, aspetta. Uno da mandare a cagare pubblicamente. E a uno però a cui chiedere pure scusa, non è che... Allora, cagare pubblicamente... Cavoli, beh, questa è un'occasione pazzesca, non la voglio perdere, aspetta. Ci pensi, beh, le viene meglio qualcuno intanto per prendere tempo no, a chiedere scusa? No, no, aspetta, aspetta, perché in questo periodo qui Pandori cose, qualcuno che ha fatto... Cioè, che prima che ha seguito il vento, lo trovo, aspetti, eh. Sì, sì. Vediamo, mi faccio pensare. Pensi, pensi. Beh, senza fare nomi, però... sa... Ci sono alcune persone vicine a mia moglie che sono sparite e poi adesso che si calmano le acque magari ritorneranno. A me questo svolazzare in base alla direzione del vento non è che mi piace molto, quindi un bel va a cagare a queste persone. E lei non ci si mette dentro a quelli che sono un po' spariti? Assolutamente no. No. E a chi deve chiedere scusa? Perché l'altra parte della... Chi devo chiedere scusa? A chi deve ancora chiedere scusa? Non lo so. Ha chiesto scusa a tutti quelli se a cui non doveva? Se l'ho ancora chiesto vuol dire che non me la sento di dirlo. Quindi sì. E grazie a chi lo deve dire? Grazie ai miei figli. Questa intervista è andata meglio o peggio della simulazione? Molto peggio della simulazione, secondo me. C'è qualcosa che avrei dovuto chiederle e non ho fatto? Qualcosa che lei voleva dirmi e non mi ha detto? Sì. Io spero... Sa... Molti pensavano che io sarei venuto qui a lavare i panni sporchi o no. A buttare merda su mia moglie. No. E magari qualcuno anche vicino a mia moglie può aver pensato o aver instillato questo dubbio a lei. Io quello che ci tengo a dire è che... Questa è la pancia, no? Dai, pubblicità. Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Quindi di non preoccuparsi di questo e che... E non lo so, e spero che, l'ha detto bene, che l'ha il clima detto. Si possa distendere per il bene dei nostri figli, tutto qua. Vabbè, per farla smettere di piangere. Sì, che sto... Deve fare pipì? No, lo sto facendo dagli occhi. Grazie. A voi, grazie. Grazie. Ciao a tutti.